Salve amiche ed amici, eccomi di nuovo tra tutte e tutti voi. Ieri volevo fare un altro video ma non ho avuto tempo. Beh, comunque, bando alle ciance, qui un'altra volta il vostro caro amico Santenchan in brevi esternazioni. Tutti noi abbiamo assistito alla tragedia, stavo per dire di Ustica, che si è svolta nei cieli dell'Ucraina o Ucrania, e è stata una riedizione della nostra tragedia di Ustica, perché questa volta si è compiuta in cieli conflittivi ma più esposti all'attenzione internazionale della stampa. Quindi accusazioni vanno, accusazioni vengono da parte di ucraini e di russi, e non si sa se è stata sono stati i scissionisti russi in Ucraina, se sono stati gli ucraini, se sono stati i russi da fuori di Russia. Però ecco che magari ci sarà più attenzione internazionale, ma bisogna vedere se risolveranno il caso, perché con Ustica 30 anni dopo non si è risolto nulla. Solo che Ustica è ignorata in tutto il mondo. Invece questo incidente ucraino, perché succede proprio in uno scontro politico fra Stati Uniti e Russia per il futuro di Ucraina, è un qualche cosa che sta sotto l'attenzione di tutti. Io spero che si possa fare giustizia per le vittime e soprattutto che non debbano più succedere incidenti di questo tipo, sempre che siano stati incidenti. Però per il momento c'è più confusione a pochi giorni dalla tragedia che altro. Sembra che tutti vogliono capitalizzarsi l'evento e in pochi vogliono fare giustizia, perché tutti avranno qualcosa da occultare in merito. Poi che altro dire? Niente, che anche se non se ne parla, in Medio Oriente continua la violenza come sempre. È colpa dell'uno, colpa dell'altro. Questi conflitti sono colpa di tutti. È triste dirlo che poi alla fine le vittime sono sempre i popoli che stanno in mezzo. Poi che altro dire? Che volevo continuare la lettura del libro di Sani Gesualdi di Nino Frassica, e però non lo farò più con la filmatrice, lo farò con la webcamera, perché così carico dal vivo e risparmio tempo. Poi che altro dire? Che niente, che già è venerdì oggi, come vola il tempo, e devo progettare di argomenti, di varie cose. Ecco, il mio è un canale spontaneo, non c'ho edizioni particolari, e quindi è quello che mi sento di dire al momento. Vi devo ringraziare tutte e tutti per seguirmi. Poi che altro dire, non so, è stata una breve esternazione sull'argomento. Niente, mi devo preparare dei commentari. Volevo anche fare un commentario sopra le opere di Elie Charrière, che mi avete fatto molti commentari interessanti al mio ultimo video, e allora vorrei perfezionare quei commentari. Poi venivo guardando i video di Pietro Trevisan, sono molto interessanti, anche se cioè, a parte quei brevi commentari su il complottismo, non mi è venuto nulla in mente da fare. Però ho un sacco di letture di Freud e di Jung, perché certo le ragioni che ha edotto il nostro amico Pietro Trevisan sulle origini del complotto e la mentalità complottistica sono corrette. Però io a quelle considerazioni gli aggiungerei degli excursus, credo si dica così, di natura psicologica
e psichiatrica, perché l'altro risvolto della mentalità complottistica, quando naturalmente le persone sono in buona fede riguardo la possibilità di un complotto, beh, dicevo, l'altra natura interessante da studiare nella mentalità complottistica può essere una natura psicologica, una componente psichiatrica. Ci sono delle persone che hanno dei disturbi neurologici e psicologici che arrivano a pensare che c'è qualcuno complotti contro di loro. Allora magari non pensano necessariamente a un complotto di tipo religioso o economico, magari non escono fuori dal seminario delle loro vite, però c'è qualcuno che magari pensa che tutto il tempo lo spii qualche servizio segreto, magari che guarda il telegiornale e pensa che i capi di stato stanno in combutta per ordire e tramare contro di lui e minargli la vita. E quindi, ecco, Pietro Trevisan, tu che hai analizzato, intanto ti saluto, ciao, e poi ti dico, ti suggerisco e ti propongo, tu che hai analizzato tanto bene i risvolti del complotto, potresti dirci qualcosa di più in termini psicoanalitici, psichiatrici, neurologici? Perché per me, a parte qualche sconsiderato che intenzionalmente butta lì delle teorie complottistiche, la maggior parte delle persone che aderiscono spontaneamente o che si inventano dei complotti, per me che hanno dei disturbi associativi e quindi non interpretano bene la realtà. E quindi ti inviterei a studiare il tema da un punto di vista neurologico, clinico, psichiatrico, psicologico, psicoanalitico, per vedere che cosa si può anche comprendere in termini clinici e psichiatrici delle ossessioni complottistiche. E io so che tu, che sei molto versatile, molto intelligente, sai molte cose, mi saprai fare una serie di video dove mi spiegherai in termini psicoanalitici e clinici quali possono essere anche le origini delle mentalità complottistiche, quali bisogni può tendere a pagare una mentalità complottistica da parte di persone che magari si sentono aggredite perché non interpretano bene la realtà nella quale vivono. Quindi, loro malgrado, molti diventano complottistici perché interpretano male la realtà, perché hanno sensi di persecuzione. Magari io lo vedo così. Molti, secondo me, non sono in malafede, ma dovrebbero farsi assistere da qualche professionale, perché hanno del senso di persecuzione e non riescono a spiegare gli insuccessi oppure le cose brutte che gli succedono nella vita. Allora devono trovare un capro espiatorio, proprio perché hanno delle necessità patologiche a ricorrere al complotto. Quindi ti lancio questa proposta: se puoi spiegarci in termini anche psicologici e psichiatrici l'origine e la dinamica, la genesi della mentalità complottistica. Io penso che ci sia molto su quel cammino da esplorare. Beh, in attesa di trovare migliore ispirazione, adesso che avevo un momento libero, mi sono iscritto a Instagram. Mi troverete, manco farlo apposta, nel mio account Santenchan. E se volete mandarmi dei messaggi con foto in Instagram, contattatemi come Santenchan. Io purtroppo non sono riuscito a sommare i contatti che ho in Gmail e in YouTube e in Google Plus, però ho cercato di sommare le persone che ho come contatti in Facebook. Per cui, se volete sommarvi al mio Instagram e non mi trovate come Santenchan con la mia immagine, io vi invito a sommarmi come contatto in Facebook. Allora, in Facebook io sto tanto come Santenchan come tanto come Gabriel Ezechiel.
scrivetevelo, Gabriel Ezechiel in Facebook, perché io ho associato l'account di Instagram a Gabriel Ezechiel. Quindi connettatevi a Gabriel Ezechiel, io vi ritroverò tra i miei contatti di Facebook e vi inviterò a Instagram. Un po' complicato, però forse nella descrizione di questo video vi lascerò il mio profilo di Facebook, così voi vi sommate a quel profilo di Facebook, mi sommate fra i vostri contatti, cioè, e io vi richiedo di aderire al mio Instagram attraverso Facebook. Chiaro sto fatto? Bene, perché mi piacerebbe avere molti contatti in Instagram e anche in Facebook. Vi lascio i miei due Facebook nella descrizione di questo video e il mio Instagram. Ciao! E mi raccomando, in bocca al lupo e arrivederci al mio prossimo video! Ciao!